Benvenuti a tutti. Allora, come avete visto, edizione 10 del corso da Team Manager. Innanzitutto mi piace essere qui perché quest'aula, che si chiama Dom 2, negli anni ha segnato, dopo la pandemia, una riapertura, un ritorno alla vita per tutti noi e per tutti voi, grazie a Luis che l'ha creata, resa possibile. E qui ricordo che per inaugurarla è venuto un campione del mondo, Daniele De Rossi, e oggi mi fa piacere che ci sia un altro campione del mondo e pallone d'oro. E un altro applauso, Fabio Cannavaro. Perché nel momento in cui tutti chiudevano, qua hanno riaperto, qua hanno detto proviamo a fare lezione, apriamo, ci siamo, è all'aperto e nel verde, e fu un modo per ricominciare con Daniele De Rossi, con Arrigo Sacchi, però potrei citare negli anni Luciano Spalletti, Simone Inzaghi, Angelo Peruzzi, Carlo Ancelotti. Qui è venuto il mondo ed è bello che per introdurre la 10ª edizione di questo corso ci sia Fabio con l'avvocato Guglielmo Stendardo, l'allenatore della nostra squadra. Un bel applauso. E con l'uomo che tutto può in termini di organizzazione, cioè il direttore sportivo della Luis, Paolo Del Bene. Aspettando il prorettore di Ciommo, io vi dico cosa succede. Ovviamente questo è il giorno 1, il corso da team manager. Io ho avuto modo di parlarne tante volte, chi è il team manager, che cos'è, è un dirigente, però è speciale, perché è un punto di riferimento per me che faccio il giornalista, per l'allenatore, per il giocatore, è una figura di confine, è il cuscinetto tra dirigenza, quella sopra, e la squadra. Capite quanti skills, quante competenze in più debba avere il team manager? Bene, dalle testimonianze che raccoglierete da oggi ai prossimi giorni, capirete come si forma il team manager in una squadra di calcio. Il team manager è fondamentale, è il perno di una squadra, perché si occupa di una serie di cose enormi, ha una serie di competenze che vanno dall'organizzazione del viaggio alle necessità dei calciatori, soprattutto a quelle dell'allenatore. E qui capirete come si forma questo tipo di figura. Per questo abbiamo qualche problemino di audio, ma lo aggiustiamo strada facendo. Per questo oggi cominciamo questo tragitto e io chiedo subito a Fabio che rapporto ha avuto lui storicamente, prima da allenatore, poi da giocatore con il team manager, perché voi allenatori con i team manager siete super severi, quando però eri giocatore il team manager era quello a cui andavi a bussare sempre. Prima di tutto ciao, è un piacere essere qui, grazie per questo invito all'avvocato che è un bel po' che mi martellava, però ecco ce l'abbiamo fatta e sono contento di essere qui oggi. E il rapporto calciatore e team manager o allenatore e team manager sicuramente è diverso, però quello che dicevo prima all'avvocato, a Willy, è che sicuramente è una figura che tutti sottovalutano perché ecco, da parte magari anche di qualche dei giocatori che lo vedono solo su qualcuno che va chiamato diciamo solo in momenti di emergenza, oppure quello che dà le convocazioni, oppure quello che magari mette sulla chat comune l'orario del pranzo o della cena. In realtà è un qualcosa in più, molto in più, perché è il tramite tra, come diceva prima, tra la società e la squadra, tra la società, squadra e allenatore. È quello che deve sentire, quello io nella mia gestione, soprattutto allenatore, io cerco di fare delle divisioni. Io ho due squadre, una squadra che va in campo, e che sono i giocatori, che sono quelli che gli attori principali, e poi c'è una squadra invisibile, e in quella squadra invisibile il team manager è sicuramente responsabile, perché bisogna fare di tutto per far star bene ai giocatori, quella squadra che va in campo e che deve dare il massimo. Quindi non è solo quello che deve dare gli orari, non è solo quello che deve fare da tramite, ma è proprio una figura
fondamentale per una squadra, fondamentale per una società. E io ne ho avuti tanti. Ne abbiamo sentiti prima, noi abbiamo sentito uno, un nostro amico che vive qui a Roma, era Salvatore Scaglia, che era con me a Parma, un ragazzo eccezionale. Eh sì. Che ecco. Mauro Vladovic è sempre Mauro Vladovic. Mauro Vladovic, racconta, è quella persona che prima di andare ad alzare la coppa mi disse: alzala con stile. E io ancora oggi non ho capito cosa volesse perché dire. Lì non capisci niente, no? Cioè, ma come con stile? Però ecco, lui è una figura sicuramente che ha tanti anni, è un ragazzo che lavora in federazione da secoli e che ci ha portato sicuramente a vincere anche lui un mondiale, perché come ho detto prima c'è una squadra che va in campo e una squadra che sta fuori. Ecco, Mauro forse è stato uno dei primi come team manager a introdurre nei ritiri le ludoteche, nei ritiri le sale giochi, perché all'epoca magari non era così sviluppato il fatto dei videogiochi, quindi noi dovevamo avere per forza la prima PlayStation, non la potevamo avere tutti quanti in camera, e lui si inventò proprio questa stanza dove andavi lì e giocavi. Però ripeto, il team manager è una figura fondamentale per una squadra. Non deve essere visto come una spia, perché tanti pensano che sia quello che riporta un po' le cose dello spogliatoio all'allenatore oppure alla società. Deve essere sicuramente sempre disponibile, perché a qualsiasi orario il telefono non può essere mai spento. È un bel tramite, va fatto sicuramente col sorriso, perché poi i giocatori sono delle spugne, i giocatori sono furbi, e le società sono esigenti, e quindi non puoi mai avere un attimo di debolezza, perché poi dopo se ne approfittano. Però le mie esperienze con i team manager sono state sempre esperienze importanti. Allora, questo come biglietto da visita, io vi chiedo, a Spanne di che anno siete? Quando siete nati? 2002? Mamma mia come sono giovani. 2002, poi? 2002, tutti 2000, beh insomma 2002 vuol dire che nel 2006 avevate 4 anni, però c'è YouTube. Allora, così vediamo un attimo questo video per farvi ricordare chi è Fabio Cannavaro. Dice, ma lo sappiamo, quando vediamo il video ugualmente. Gioco il primo anno in Napoli, prima stavo nell'Ital Side, mi trovo bene nel Napoli. Hai sognato molto questa partita di oggi? Sì. Che speri? Che pronostico fai al Napoli? Di vincere. La mette giù per Podolski, Cannavaro! Cannavaro! Grazie. No, non lo so, mettetela come volete, però passano gli anni, Fabio, però poi ogni volta che la rivedi e c'hai la pelle d'oca sempre. Gli dicevo che mi emoziono più adesso. Più adesso? Adesso sto iniziando ad essere vecchio. Sì, perché quello che gli diciamo prima, stiamo scherzando, che quando sei un calciatore, quando vivi
in una società, comunque non riesci ad apprezzare quello che stai facendo, perché ogni 3 giorni hai da preparare una partita, quindi che vinci o che perdi, alla fine devi azzerare velocemente tutto. Invece adesso che ho più tempo, ogni volta che vedo queste immagini sicuramente mi emoziono. Sì, c'è qualcosa di magico, perché abbiamo vinto, io sono stato testimone di Wembley del 2021, che è stata una cosa magica. Ecco, lì eravate più grandi, l'avete vissuta pure voi, ed era, ragazzi, un contropronostico che noi vincessimo a Wembley, ma era contropronostico e contro ogni logica che vincessimo nel 2006. Poi dove? In Germania. E Fabio, adesso poi torneremo sul tema del pomeriggio, che è la formazione del dirigente, però quanti italiani c'erano in Germania? È quello, quella volta lì, cioè lì è Dortmund, quando vinciamo con la Germania, è la semifinale, e io c'ero, erano tutti italiani, e c'è stato un sentimento speciale che non si è mai più replicato nella storia del nostro calcio, mai più, cioè che la forza dello sport, cioè loro lo sentivano dentro al campo, secondo me. No, ma ci fu anche una preparazione diversa, perché da parte dei tedeschi ci fu qualche sfottò di troppo, e per i tanti italiani che erano lì in Germania sicuramente fu molto umiliante, e alla fine, diciamo, questa rabbia si trasformò in gioia, e penso che stanno ancora festeggiando perché fu veramente una grande soddisfazione. E noi avemmo la fortuna di vincere in casa loro in quel modo lì, giocando una grande partita, e sicuramente fu fantastico per i tantissimi italiani, ma soprattutto per quelli che erano nati in Germania, che magari avevano i nonni che erano stati umiliati, che magari erano stati oggetto magari di cose belle, quindi per noi fu una grandissima manifestazione d'orgoglio, diciamo. È vero, e recentemente siamo tornati con la nazionale in Germania, non facendo una gran figura, perché abbiamo perso 5-2, e con i giocatori di oggi io ho avuto modo di ricordare come loro giocarono per quegli italiani, che erano gli stessi, un po' più giovani, che c'erano in tribuna a Mönchengladbach a giugno, e tanti si chiamano Fabio, perché poi di bambini chiamati Fabio da genitori di seconda generazione ce ne sono stati tantissimi dopo quel mondiale lì. Però torno alla formazione del dirigente, è molto interessante. Willy, tu di lezioni qui ne fai tante. Tanti li abbiamo formati in questi 10 anni, cioè ci sono ragazzi che si sono molto appassionati, noi parliamo di calcio ma vale per tutti gli sport di squadra, questo tipo di lavoro, perché ti fa stare a contatto col campo, però ti fa capire anche alcune cose a livello manageriale che ti possono essere utili, e tu ti ritrovi da tutte e due le parti e puoi fare strada da tutte e due le parti con quella veste lì, quella del team manager. Ma innanzitutto anche io saluto tutti e ringrazio Fabio per aver accolto l'invito, perché come ben sai e ricordavi qui ne sono passati tanti, tra Di Francesco, Inzaghi, Ancelotti, Spalletti, anzi io credo che questo corso sia di buon auspicio per il futuro, perché sì. Poi guarda, Ancelotti ha continuato a vincere tutto, così come Spalletti. Incrociamo le dita, Fabio per primo. Però mi fa piacere, perché Fabio rispecchia un po' quello che dovrebbe essere non solo uno sportivo, ma anche un manager, perché Fabio ha tutte le qualità di una persona che è arrivata all'apice del successo, sotto tutti i punti di vista, ma che conserva un'umiltà straordinaria. L'ha fatto attraverso quei principi che sono alla base di ogni contesto, di ogni lavoro. E se noi parliamo del team manager, se ripetiamo un po' la frase di Spalletti che disse: il team manager è colui che porta l'area di rigore negli uffici e la scrivania in campo, è quello che dicevi tu, no? È quella figura che riesce a fare da trade union tra la società e la squadra. E quindi negli anni si è evoluta tantissimo, e credo che figure come queste siano necessarie all'interno di ogni società, di ogni contesto. E non ti parlo soltanto di ambito sportivo, perché poi, a proposito dei temi che andiamo a toccare, quando analizziamo in ambito sportivo la situazione economico-finanziaria di tante società,
ci accorgiamo che c'è un mismanagement, una gestione cattiva per quanto riguarda i bilanci, no? Se andiamo a guardare. Questo perché, ragazzi? Perché mancano i manager, mancano dirigenti preparati, mancano competenze giuridiche economiche diverse rispetto al passato, e quindi il futuro è nei giovani, ma nei giovani preparati che sappiano formarsi. Noi abbiamo la fortuna, anzi io colgo l'occasione per ringraziare il direttore Paolo Delbene, che mi dà la possibilità di continuare a coordinare questo corso insieme all'ausilio di Daniele Innocenzi, Edoardo Abate, Barbara Delfini e tanti altri collaboratori. Ma approfittatene, perché attraverso questo corso sicuramente potrete acquisire tutte quelle nozioni necessarie per diventare dei manager, non solo in ambito sportivo. Quindi un grosso in bocca al lupo a tutti. Grazie Willy, un bel applauso. Paolo Delbene, le vere risorse umane sono quelle di uno spogliatoio. Quindi ha ragione Willy quando dice che se conosci quel tipo di disciplina che c'è nello spogliatoio, ti può tornare utile poi per qualsiasi tipo di lavoro farai in una grande azienda. Ragazzi, è una vera palestra, ma è una vera palestra, perché poi ne riparleremo con Fabio, ma gli umori che hai dentro uno spogliatoio, governarli non è facile, ed è lo stesso che si verifica in una grande azienda. Paolo. Sì, intanto anch'io mi associo ai saluti, abbraccio tutti i ragazzi uno per uno, e come vostro direttore sportivo vi dico intanto: abbiate sicuramente un sogno, che è quello di diventare dei bravi professionisti, e lo sport può aiutare in questo percorso, perché le soft skills che fanno diventare i ragazzi poi o ragazze dei bravi manager sono assolutamente importanti, perché poi il valore che lo sport riesce a creare è determinante soprattutto per creare empatia nello staff e nel gruppo di lavoro che vi sarà assegnato in futuro. Mi associo a quello che diceva Willy, ma sono parzialmente d'accordo, perché non si tratta semplicemente di una cattiva gestione. Io credo che proprio vanno ridisegnate tutte le regole di ingaggio di tutto lo sport professionistico italiano, altrimenti non possiamo sostenere il peso del valore. Questo valore, che sia economico, emozionale, perché poi ci sono tante persone che la domenica vanno a fare il tifo e magari tifano delle persone che non sono etiche, oppure di una società che non è etica. Questo però dimostra il fatto che lo sport può insegnare anche una realtà, quella del valore condiviso e del sudore, perché poi in effetti se una squadra si allena bene, poi è difficile che non arrivi a dei risultati. Questo è importante lo spogliatoio, è importante che il team manager che gestisce poi il gruppo, perché l'allineamento delle carriere, ad esempio il team manager inglese è completamente diverso dalla figura del team manager italiano, come l'allenatore inglese, come era Ferguson quando allenava, era lì si chiama il manager. Per cui la parola manager vuol dire gestione di persone, gestione di emozioni, gestione di idee, e tutte quelle idee, quelle persone e quelle cose che si trovano dentro quel sacro luogo che è lo spogliatoio devono rimanere, come anche l'ufficio, perché molte volte nelle organizzazioni il gossip può distruggere l'organizzazione stessa. Invece bisogna sempre ascoltare, perché abbiamo due orecchie, e parlare una volta sola, perché abbiamo una sola lingua. Assolutamente. Io raccolgo il tuo assist, perché mi interessa parecchio per l'ultima incarnazione di Fabio, che è quella attuale, quella dell'allenatore. Chiaramente quando sei manager, poi c'è la declinazione inglese, quella più italiana, cioè l'allenatore di campo, devi anche delegare, no? È fondamentale delegare se tu sei il vertice della piramide. Che cosa deleghi tu ai tuoi collaboratori, in particolare al team manager? Perché se deleghi bene te lo ritrovi, se deleghi male è un problema, sì, perché ricade tutto su di te. Ma sai, c'è un aspetto tecnico che sicuramente il team manager non entra, perché quello fa parte dei collaboratori tecnici, dove noi ogni giorno ci riuniamo, dove noi ogni giorno
dalla mattina alle 8 fino alle 16, alle 18 ci riuniamo e facciamo le nostre cose. E poi c'è una gestione organizzativa, ma per me l'organizzazione è a 360 gradi veramente, perché come dicevi tu, il team manager deve essere attento a tutto. Io sono arrivato a Benevento, c'era Alessandro che è un ragazzo eccezionale che comunque era lì da tanti anni, e per me il team manager deve stare attento anche ai particolari, alle piccole cose. Io ho introdotto alcune cose che erano quelle stupide, che sembravano stupide, non so, al compleanno della moglie del calciatore gli facevo mandare un mazzo di fiori, delle rose, al compleanno dei figli gli facevamo arrivare il giocattolo a casa, oppure ai giocatori al compleanno gli facevamo arrivare la torta per festeggiare all'interno dello spogliatoio. Ma perché queste cose? Perché comunque il giocatore quando arriva in una città nuova, magari tante volte da solo, tante volte non riesce a inserirsi nel contesto della città, e queste piccole cose, adesso ho detto i fiori, magari ho detto i giocattoli, ma ce ne sono tantissime altre, e fanno la differenza, perché poi dopo le ho viste, perché poi quando io sono stato 4 mesi, però ecco, quando sono andato via i giocatori mi hanno chiamato, perché magari un giorno c'è stato il compleanno di un giocatore e ci hanno fatto subito caso e gliel'hanno fatto pesare al team manager. E queste son cose che un team manager comunque deve stare attento a tutto. E io avevo un rapporto diretto, avevo il rapporto dalla mattina alle 8 fino alla sera che andavo a casa, perché volevo e pretendevo di sapere tutto, l'organizzazione dei viaggi, volevo sapere l'umore dei giocatori, volevo sapere se c'era qualche cosa di particolare, perché poi i problemi che ci sono al di fuori i giocatori se li portano all'interno del campo. Perciò e esseri quindi, umani alla fine. E per questo io valuto sempre una squadra che va in campo e la squadra invisibile, perché quella squadra invisibile deve forse lavorare molto di più di quella che va in campo. Però è fondamentale se vuoi che tutti quanti abbiano un solo obiettivo, perché poi bisogna lavorare tutti quanti per un solo obiettivo, che è la vittoria. Perché le chiacchiere poi se le porta via il vento, ma lavorare per la vittoria, per l'obiettivo, è fondamentale. In questo hai avuto un maestro al quale ti sei ispirato, penso a Marcello Lippi, o sei, anche per una differenza anagrafica grande con Marcello, più autodidatta, cioè sei più nei nostri anni? No, io più che Marcello ho avuto tantissimi allenatori, da Capello. Da Capello a Sacchi, ad Ancelotti, a Malesani, ne ho avuti tantissimi. Però il fatto di aver sempre avuto un rapporto diretto con Mauro Vladovic mi ha aiutato a capire molto di più la figura del team manager, perché ecco, Mauro era un team manager, ma alla fine faceva molto di più da team manager di quello che poteva sembrare. E però io penso che poi ci deve essere un rapporto di fiducia, perché con quelli che tu lavori devi dare fiducia e devi ricevere fiducia. Assolutamente. L'esperienza in Cina, perché lì è un altro mondo, è un altro mondo completamente. Loro sono più avanti, più indietro, o semplicemente è difficile capirli perché sono diversi da noi? Sono più avanti su tantissime cose, ma sicuramente sul calcio sono indietro. Tieni conto che ho avuto 2 esperienze. La prima l'ho avuta in Serie B, in una società piccola, e la seconda l'ho avuta in Super League, su una società già abituata a vincere la Champions League, era diciamo il Real Madrid asiatico, e sicuramente certe figure erano diverse da quelle nostre, però sia Mr. Lip prima e io dopo abbiamo cercato di portare la nostra esperienza, e sicuramente anche lì abbiamo introdotto la figura del team manager che loro non avevano, oppure avevano ma non era così presente ogni giorno sul campo, perché non era a contatto con i giocatori, non era a contatto con l'allenatore, veniva ogni tanto, e anche lì abbiamo dovuto dare delle regole, perché il team manager, chi non ha le scarpette da calcio non può entrare nel campo, e negli spogliatoi magari meno ci entra meglio è, perché anche lì devi sapere i tuoi limiti, devi sapere i tuoi spazi, devi avere il tuo ufficio dove
magari ecco, arrivano i giocatori, non è che tu devi andare da loro, ma sono tutte cose che dipende anche molto dall'allenatore, dalle esperienze che tu hai avuto precedentemente. Riallargo il discorso, Willy, quante volte un team manager nella tua carriera ha salvato una situazione complicata? Perché io di storie, stando nel calcio, ne ho sentite tante, no? Di un team manager che magari va da un allenatore e dice guarda, qui c'è un problema, tu non ti sei accorto ma c'è un problema. Ti è capitato? Sì, può essere capitato qualche volta, ma il team manager lo deve fare sempre nell'interesse certo. della squadra. E se dice qualcosa all'allenatore ma la dice per il bene della squadra, a quel punto io credo che faccia bene il suo lavoro. La capacità più importante è quella di creare valore all'interno di un contesto. E quindi il team manager, che è un manager a tutti gli effetti, perché è una figura che negli anni, ripeto, si è evoluta, ha proprio questa esigenza, cioè quella di creare valore, e credo che in ogni contesto, soprattutto l'ambito sportivo, sia importante il rispetto dei ruoli. Ecco, magari Fabio non l'ha ancora toccato questo tema, cioè saper valorizzare le competenze che ti sono accanto, senza creare gelosie, invidie. Ecco, per un manager io credo che sia assolutamente importante, e non pensare che quello che si sia fatto sia importante per il futuro, perché ragazzi, quello che conta è quello che dovrete fare, non quello che avete fatto. Quindi la grandezza di un manager è quella di guardare le cose analizzando il contesto, criticandole, ma guardando attraverso prospettive future quali potrebbero essere le soluzioni per il bene della squadra. E questo può essere utile sia alla dirigenza, cioè alla scrivania, sia al campo. Paolo, anche nel basket, chiaramente è una figura che esiste, è esistita e sempre esisterà, e anche lì può fare la differenza. Anche tu hai vissuto situazioni in cui poteva fare la differenza. Un team manager con una buona chimica, ecco, la parola giusta è la buona chimica, con i dirigenti, con i giocatori. Paolo. Sì, lo spogliatoio, indipendentemente dallo sport, è sempre, ha una risultante. Intanto la squadra, il coach, l'allenatore, il mister, e poi i dirigenti. Poi c'è la chimica. La chimica, e poi ci sono delle annate che sono particolari, perché annate che ti riesce tutto, o come annate che invece sbagli pure il passaggio più facile. E la cosa importante è che il team manager deve essere un po' il... Io conosco molto bene Mauro Vladovic, anzi faccio una grande contrizione perché non abbiamo invitato oggi, forse... Gli è venuto fatto... tutti gli anni. Tutti gli anni, tutti io gli anni. Personalmente infatti chiedo scusa a Mauro, però la sua attitudine intanto penso che sia l'umiltà, poi l'amore, perché ogni volta che parla di te gli brillano gli occhi, ma soprattutto la cosa fondamentale è appunto il famoso detto lavare i panni sporchi in casa, perché poi se tu sei un team manager veramente alla Mauro Vladovic, sei quello che diventi un confessore, ma non è che poi dopo 5 minuti vada all'allenatore e glielo dice, anzi riporti al contrario quello che magari potrebbero essere le forze e le debolezze del giocatore, dell'atleta, per ribaltarle poi in positivo, perché diventa un asse portante, no? del motore, cioè la squadra, e del volante, cioè l'allenatore. No, assolutamente, io ho cominciato con la nazionale nel 2010, quando Fabio ha smesso poi alla fine, e c'era ancora Mauro Vladovic, c'era Gigi Riva, e c'era Gigi Riva, sì, perché attenzione, qui dobbiamo fare un distinguo, e accendo l'icona Riva per Vialli, Fabio. Come Vialli dopo? Come Luca, bravo, come Luca Vialli. C'era Mauro per una serie di cose imprecisate, Mauro Vladovic, e poi c'era Gigi Riva. E Gigi Riva era il punto di riferimento verso il quale tutti si giravano in caso di necessità. O voi da lui o lui da voi. Era a due sensi, credo, vero? Sì, sì, erano due figure fondamentali per il nostro gruppo. Vi racconto una cosa divertente proprio di Mauro Vladovic, perché subito dopo l'inizio, prima del mondiale, ci fu Calciopoli, e sicuramente intorno alla nostra squadra si creò un ambiente
difficile. E lui mi scrisse una lettera dicendomi che ero il capitano, che comunque dovevo dare l'esempio e comunque dovevo cercare di tenere sempre la testa alta. E alla fine mi scrisse una frase che poi dopo mi sono tatuata: non abbiate paura di avere coraggio. Ecco, i giovani devono avere quello, i giovani devono avere coraggio. Perché? Perché comunque sono il futuro, non devono avere paura in questa età di sbagliare. E lui me la scrisse proprio perché era una frase che lui ci credeva tantissimo in quel momento, e fu una lettera forte da parte sua. Però io, che ero il capitano, mi diede veramente una spinta in più per poi guardare negli occhi ai miei compagni e dargli quella tranquillità che in quel momento avevano bisogno. Però era, ecco, il team manager a volte deve leggere queste sfumature che solo chi vive un gruppo riesce a capirle. Poi ecco, Gigi Riva era il nostro parafulmine, era quello che comunque con un uomo buonissimo, però magari a vederlo così di presenza ti mette veramente soggezione. Però era tutta scena, perché poi chi lo conosce veramente ha apprezzato, un uomo fantastico. Però lui proteggeva la squadra, lui era quello che la mattina era alle 7:30 a colazione, chiunque aveva bisogno era lì ad ascoltare tutti dal cameriere al cuoco al giardiniere, proprio perché doveva funzionare tutto in modo perfetto. Non a caso poi certe squadre vincono, perché quello che ti dicevo prima, la squadra che io chiamo invisibile deve essere perfetta e sicuramente deve avere dei punti fermi, e Gigi Riva e Mauro Vladovic erano i nostri due punti fermi. E se lo estendi anche Luca Vialli, sicuramente per l'Europeo è stato importante, perché poi beh, qui Luca è difficile adesso parlarne, però una cosa in comune, essendo due personaggi completamente diversi, Gigi Riva e Gianluca Vialli, perché Gianluca Vialli era uno straordinario comunicatore, Gigi è una persona molto più chiusa, però avevano una cosa, cioè non gli potevi, tu giornalista, toccare i giocatori, cioè nessuno, anche se avevano palesemente torto, cioè lui era lo scudo, lo era Luca, come lo era Gigi. No, stavo raccontando che... Lui no, era il difensore a oltranza. Mi ricordo quando vincemmo il Mondiale e si parlava del premio, e magari c'era chi parlava di lordo, ma noi nel calcio parliamo a netto, e quindi lo so che sembra strano, ma Gigi Riva disse no, nel calcio si parla a netto, quindi hanno ragione i giocatori, andò contro a tutti quanti pur di tutelare fino all'ultimo secondo i suoi giocatori. Ma a volte bisogna andare contro tutti per tutelare quelli che comunque sono i tuoi giocatori, ma è così, perché poi dopo il giocatore ti apprezza, dopo il giocatore ti pesa, il giocatore capisce determinate cose e poi in campo va e ti dà tutto. Poi com'era la storia di Gigi che sul pullman scoperto non c'era, che scende e se ne va a piedi? Sì, sì. Gigi Riva, 2006, Piazza Venezia, Tor Baianica. Sì, perché carro dei vincitori, sai, arrivammo qui a Roma e a un certo punto il pullman scoperto era pieno di gente e pochi calciatori. Allora lui disse: o scendono tutti o se no qui non faccio salire nessuno. Scesero tutti quanti e andammo in giro per Roma, solo noi calciatori e lo staff tecnico. Questa è una storia pazzesca che poi si legge in controluce, veramente è bello ricordarle. Fabio, un'altra cosa, secondo te dicevi serve una persona che creda, che sia schierata dalla parte dei giocatori, però nel massimo interesse, nel migliore interesse. E ti chiedo, questi ultimi anni, quelli che abbiamo vissuto, perché abbiamo cominciato ricordando perché è nata questa struttura durante la pandemia, ha alzato un po' anche le ansie dei ragazzi, dei giocatori, cioè bisogna anche occuparsene un po', e in quel senso il dirigente può essere una buona spalla su cui piangere? Sì,
Sì, ma più che altro perché penso che in questi anni sia cambiato proprio la struttura della società. Perché oggigiorno ci sono magari, ecco, la figura del direttore sportivo, però poi ci sono dei presidenti che comunque gli piace magari avere più... sorriso? E che gli piace ai presidenti magari intervenire più, ecco, nella gestione della squadra, nell'acquisto dei giocatori, e sicuramente anche la figura del team manager sta cambiando. Però io penso che alla fine è fondamentale sempre avere il rispetto dei giocatori, perché gli allenatori poi passano, gli allenatori durante una stagione possono passare, ma i giocatori no, il giocatore dal primo giorno che arriva deve essere seguito, dal primo giorno che arriva deve avere tutto a disposizione e non si deve comprare la fiducia del giocatore, se la deve conquistare. Come? Col lavoro, perché poi è solo quello che un calciatore misura, come un allenatore misura per un team manager. Diceva Morgan De Santis qualche anno fa qua che il team manager è stato il lavoro più totalizzante della sua vita, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Cioè può essere un lavoro di 12 ore, sì. Ed è lì che ti guadagni la anche stima. Anche di notte, perché... perché il calciatore, perché magari un problema alla famiglia, perché comunque l'allenatore si sveglia e ha bisogno di una ecco, domenica, che è squalificato perché magari non gli è portato la lista dei diffidati, cioè deve essere 24H a disposizione di una società, e quindi non è solo il fatto di essere il team manager, rapporto con i giocatori, no, deve essere a disposizione sempre, e deve essere anche preparato su tutto. Perché magari l'allenatore non legge i giornali, ma il giorno dopo vuole sapere quello che hanno scritto sul giornale. Quindi tu devi essere già pronto prima di andare al campo. Già pronto devi capire magari quello che ti può chiedere un giocatore, quello che ti può chiamare il presidente. Cioè, non puoi dire aspetta, adesso arrivo, magari ci penso un attimo. No, il team manager non ha il tempo di pensare, perché poi le scelte del team manager sono scelte importanti. Quello che ti chiedevo è anche questo, rispetto a te giocatore, ora tu allenatore e i dirigenti, il team manager anche, hanno a che fare con dei ragazzi un po' più problematici, cioè più complessi. Voi eravate forse un po' più semplici? Non lo so. Eravate complessi pure voi? Eravamo molto complessi. Perché oggigiorno i ragazzi hanno comunque... i loro computer, i loro telefonini, si chiudono in camera, non danno problemi come magari ai tempi nostri, cioè, oggigiorno uno riesce a stare in camera con il suo telefonino e sta bene. A noi non ci bastava, noi magari, ecco, io ho visto tanti miei ex colleghi che scappavano dal ritiro perché anche la figura dei calciatori oggigiorno è molto più professionale rispetto a prima. Oggi si curano molto di più, sono più professionali in sì. Questo quindi c'è stato un progresso, e quindi questo li può facilitare il lavoro di chi ha a che fare con sì, loro? Sì, secondo me è molto più semplice oggigiorno la figura di un team manager col rapporto con i calciatori, perché hanno sicuramente i calciatori di oggi hanno una preparazione diversa da quella che aveva la mia generazione o quella precedente. Allora la declino in un altro modo ancora, avevate più voglia di arrivare perché loro, questi di oggi, hanno un po' di più, cioè nascono un po' più fortunati? O è una cosa che ti porti dentro, io, ci devi nascere? Io vedo, loro hanno l'età dei miei figli e per me è una generazione fantastica. Io quando parlo con i miei figli mi diverto perché sono molto più veloci di noi. Le vecchie generazioni dicono no, noi stiamo meglio noi. Non è così, loro hanno, loro cioè, sono tutti belli, sono tutti sorridenti, sono tutti allenati bene, cioè... Io li vedo diversi dalla nostra generazione. A me questa generazione qui piace molto. Quindi ci potrà dare grandi soddisfazioni? Secondo me sì. Anzi, siamo noi che lo dobbiamo mettere nelle condizioni per darci grandi soddisfazioni dopo. Perché gli dobbiamo trasmettere quello che, ecco, i nostri valori, dobbiamo trasmettere la nostra cultura, dobbiamo trasmettere le nostre origini, dobbiamo dare le nostre origini, che sono fondamentali. Perché noi siamo italiani. Abbiamo tanti difetti, ma anche tantissime cose importanti. Però io di questa generazione
ecco, sono affascinato. Voi perché, ecco, i miei figli due studiano a Londra, uno sta qui a Roma e hanno girato un po' il mondo, ma quando ci parlo mi piace. Certo, vabbè, sei diventato un saggio, perché alla soglia dei 50 anni sei saggio, ma ci stiamo invecchiando un pochino, dai. Mi sto invecchiando sicuramente, a settembre sono 50, quindi. Vedi. però è una generazione che piace, è una generazione che, ripeto, sono fragili come eravamo noi a 22 anni, 23 anni, però io li vedo molto molto veloci. Willy, raccogliendo le parole di Fabio, noi si lavora per il risultato, tutti, una squadra, un'azienda. La pressione del risultato può comportare un po' di stress. Anche qui, dalla conoscenza, dallo studio, si può arrivare a capire un modo per toglierlo un po', lo stress. Arrivare al risultato, però toglierlo un po', perché un po' è sano, poi a volte è troppo. Dentro lo spogliatoio come dentro gli uffici di un'azienda. Sì, il risultato è fondamentale, come in ogni contesto, soprattutto nel calcio. Però quello che per me è molto più importante è il modo in cui si ottiene il risultato. Cioè, all'interno di un'azienda ci sono dei principi sui quali dover costruire il percorso. E uno non può andare contro quei principi, perché poi nel calcio, anche se fai le cose fatte bene, come giustamente prima diceva il direttore, c'è sempre l'imprevedibilità, l'incognita, no? Quindi, secondo me, al di là del risultato, l'importante è, come giustamente ribadivi, è formarsi. Formarsi, noi qui abbiamo la fortuna di appartenere a un Ateneo che è una rigorosa comunità internazionale, così mi piace definirlo, perché ci sono tante culture, perché è un Ateneo aperto, perché è innovativo, perché fa ricerca, e quindi credo che loro siano dei fortunati. Far parte di questi progetti credo sia ambizioso, e credo che sia importante coniugare i principi di un contesto lavorativo, di un contesto manageriale, rispetto al risultato finale, che non sempre però dipende da quello che fai, perché io sono convinto che i sacrifici, il sudore, tutti i valori che lo sport poi può dare a tutti noi, possono dare a tutti noi, sicuramente sono replicabili anche nel sociale, sono replicabili nel contesto in cui lavoriamo, perché il rispetto delle regole esiste nel calcio, in uno spogliatoio, ma esiste in ogni contesto aziendale. Il sacrificio, la meritocrazia sono tutti valori nel calcio, non esistono le raccomandazioni. In campo, se sei bravo, sei bravo, puoi essere raccomandato fino a un certo punto, ma poi per arrivare ai livelli di Fabio devi avere delle qualità, e oltre ad avere delle qualità che Dio ti ha dato, devi avere il 90% di qualità cognitive, abilità cognitive. E quando parlo di abilità cognitive non mi riferisco soltanto ad abilità che ti fanno diventare un giocatore importante, mi riferisco a quelle qualità come la coerenza, la lealtà, l'onestà, la capacità di mantenere la concentrazione per 90 minuti, la capacità di non darsi mai per vinti, la capacità di non sentirsi mai appagati. Perché nella vita, ragazzi, c'è sempre da migliorarsi. Io, grazie a Dio, ho fatto della mia passione il mio lavoro, perché mi reputo un fortunato. Ho raggiunto un sogno, perché mai mi sarei aspettato, anche Fabio prima diceva, mai pensava di arrivare sul tetto del mondo. Però mi ha dato una risposta, lo ha fatto attraverso una qualità determinante, la determinazione. Ecco, se si è determinati nel raggiungimento di un obiettivo, si raggiungono traguardi inimmaginabili. Ma io, sai cosa ho sempre pensato di Cannavaro? Che Cannavaro è arrivato al 2006 lì sopra, e poi dopo a Parigi al Pallone d'Oro, perché Cannavaro aveva perso nel 98 in Francia e perché aveva perso nel 2000 in Olanda. Perché io, una delle immagini che non mi posso dimenticare è Fabio in ginocchio nel 2000 che si mangia le mani perché abbiamo buttato un europeo.
però poi credo che la vita tolga e la vita ti restituisca. Io credo che lui è sempre stato forte, però è diventato quel top mondiale anche per la sofferenza del 98, dove potevamo fare molto di più secondo me, e del 2000 dove avevamo vinto e invece abbiamo perso, Fabio. Beh, credo che questo poi è un percorso, una traiettoria che è comune a tutti nella vita alla fine. Il sacrificio è alla base, per se vuoi raggiungere degli obiettivi devi fare sacrifici, nessuno ti regala niente, le cose te le devi andare a prendere, perché se aspetti che ti arrivano a casa e ti suonano e ti apri la porta e te le trovi lì davanti, allora sei messo male. E le cose vanno prese, e sicuramente dalle esperienze negative poi dopo uno deve fare tesoro, deve buttare quelle che non gli servono e deve tenere belle strette quelle che secondo la persona che sta facendo gli servono. Però devono fare, l'importante è fare, l'importante è agire, l'importante è essere curioso, l'importante è comunque di guardare avanti in modo positivo, perché anche il fatto di essere a volte negativi, quello ti fa perdere di vista i tuoi obiettivi. Tu devi essere sempre in qualsiasi momento positivo, perché prima o poi, se tu sei concentrato sul tuo obiettivo, se hai delle qualità importanti, prima o poi alla fine ce la fai. Però devi fare, però devi essere dinamico, devi essere curioso, devi essere stuzzicato da quello che può arrivare domani. Il messaggio che tu puoi far passare essendo Fabio Cannavaro è che se si inciampa nella vita, se si perde, non è la fine del mondo. Ma io, guarda, si riparte. Nella mia carriera ho avuto tantissimi momenti importanti, poi ho avuto anche degli anni dove mi davano per finito. A partire da prima, io ho raccontato la storia dal settore giovanile, dove magari giocavo pochissimo, poi dopo ho avuto la fortuna, che non so se è fortuna oppure il fatto di il treno passa, se ci vuoi salire ci sali, se no resti a piedi. Però è comunque il fatto di cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi. E io nella mia carriera, ripeto, ho avuto degli anni all'Inter, soprattutto il secondo anno, che pensavo di smettere, ma perché avevo un problema alla tibia, non riuscivo a guarire e andavo in campo e non riuscivo a giocare come sapevo. E andavo in giro per l'Italia, sono andato anche in Israele da un medico, e non riuscivo a risolvere questo problema, pensavo di smettere a 29 anni. E poi dopo da lì mi fermai un attimino, ecco proprio a Mancio, e dissi: mister, aspetta un attimo, perché io così avanti non posso andare. Tre mesi mi misi a lavorare duro sulla gamba sinistra, perché avevo perso il 40% di forza. Iniziai a giocare di nuovo e per 4 anni, dal 2002 al 2006, 2008, non mi sono mai più fermato, con sicuramente una rabbia dentro importante. Perché? Perché magari ero già il capitano della nazionale italiana, non riuscivo a giocare come volevo, critiche su critiche, e quello poi, ecco, ne devi far tesoro. E sicuramente Belgio Olanda fu una bella mazzata, e infatti quando in semifinale io vidi che la finalista era la Francia, ero molto preoccupato perché avevo avuto delle bruttissime esperienze. Però poi dissi: ma forse è la volta buona, quindi dobbiamo essere un po' più furbi, più svegli, con un po' più di cattiveria, magari la portiamo a casa. E ce l'abbiamo fatta. È vero. Questo poi è successo. Francia 1998, quarti, Francia finale europei 2000, Francia, vinciamo il mondiale 2006, 3 volte, 2 episodi negativi, e poi al terzo succede che alzi la coppa. Però poi Willy ci ha regalato un altro assist, perché poi è quello dove noi giornalisti un po' ci dividiamo, secondo me sbagliando, giochisti, risultatisti, arrivare al risultato attraverso il gioco. Paolo, la lezione che parte da qua è che al risultato ci si arriva attraverso il gioco. No, meglio se ci si arrivi attraverso il gioco. Poi è sempre importante, però qui si insegna ad arrivarci attraverso una qualità, attraverso un certo tipo di lavoro, no?
Direi che se ci arrivi attraverso il gioco è meglio al risultato, no? Sì, ci arrivi attraverso il risultato e qui ricordo l'esperienza da vice allenatore col Messaggero, che di fatto quando il gruppo esonera Valerio Bianchini e poi il secondo diventa primo, io divento secondo perché facevamo tutta la scalata. Quella la chiave. Quella diciamo. La chiave. No, il gruppo si coagula e poi la cosa importante è che i giocatori si devono anche divertire. Una delle cose fondamentali, soprattutto almeno nella mia esperienza di allenatore, era modulare sempre gli esercizi nel riscaldamento dell'allenamento, ma poi anche il corpo dell'allenamento, perché gli allenatori che pianificano, programmano poco e fanno sempre le stesse cose, gli stessi esercizi, poi annoiano i giocatori. Magari gli obiettivi devono rimanere sempre quelli. Nel basket di fatto il martedì si fa più preparazione fisica, il mercoledì e il giovedì più giochi d'attacco e poi un po' di difesa metà del giovedì e poi il venerdì c'è tutta la parte di... Tu hai detto una parola giustissima, il gioco, che tanti sottovalutano. Perché? Perché sicuramente il risultato è fondamentale, però ci si arriva attraverso il gioco. Ma perché? Perché i giocatori arrivano che hanno dai 18 ai 30, 35 e se non li fai giocare ogni tanto si annoiano, ma è normale, anche loro si stanno annoiando a sentirci, cioè, è normale, ogni tanto bisogna cercare di capire, di leggere le situazioni, perché se no l'allenatore parla e dopo il messaggio non arriva più e anche attraverso un gioco magari il messaggio può arrivare uguale. Esattamente. E poi c'è il normale che se tu il gioco lo metti quando hai vinto 10 partite di fila, magari può sembrare un ambiente non concentrato, magari il gioco lo metti quando hai perso 2 partite di fila. Esatto. Perché? Perché magari le fai staccare un po' la spina. Ci sono tante cose che in un gruppo, magari questo è più, diciamo, è più da parte dell'allenatore, ma anche il team manager, anche quelli che arrivano al campo. Per me il mio staff sa che quando si perde loro devono arrivare al campo e devono sorridere. Devono sorridere. Perché? Perché la sconfitta, come la vittoria, va superata velocemente. Non puoi la vittoria, no, dobbiamo pensare subito alla partita dopo e la sconfitta devi stare 5 giorni magari a smaltirla. E lì un gruppo di lavoro deve capire di farla smaltire velocemente. Perché c'è subito... È anche vero che nel calcio è facile, perché tu, se sei una grande squadra, giochi ogni 3 giorni. Quindi ogni 3 giorni tu riesci magari, ecco, la possibilità di rimetterti in gioco subito. Un'azienda magari è più difficile. Però o gruppo di lavoro di un'azienda o di una squadra, o bisogna, chi sta da fuori bisogna leggere un attimino quello che hai davanti. Quello è fondamentale, penso, per un gruppo di lavoro. Sì, e poi non è detto che giocando non puoi dare sempre i meccanismi, no? dell'applicazione del tuo modello di gioco. Certo, l'obiettivo glielo dai uguale. Allora, stiamo per dare la parola ai ragazzi, così adesso ti chiedono qualcosa a loro. Prima di dare la parola a loro, ti chiedo un aneddoto. Abbiamo rivissuto prima dei mondiali il film ufficiale dei mondiali del 2006 e c'è una cosa che io, pur stando lì in Germania, non avevo mai saputo. Che a un certo punto Marcello Lippi ripesca una carpa nel laghetto dove c'era il ritiro dell'Italia a Duisburg. Però questa cosa aveva un obiettivo, no? Perché Iaquinta, che era un compagno di squadra di Fabio, aveva un obiettivo. Adesso Fabio ve la racconta dicendo, ma Vladovic la sapeva, il team manager la sapeva, sì, ma la sapevano perché è stata tutti, preparata sta cosa. È stata preparata. E raccontagliela tu, allora. No, che il mister, quando arrivammo lì, disse se dovessimo vincere il mondiale, era un laghetto, l'acqua non era... Faceva schifo. Cioè. E il mister disse, se dovessimo vincere il mondiale, mi tuffo, inizio a pescare così, a mani nude. Eccolo qua, il mister, il solito fenomeno, arriva lui. E neanche a farlo apposta, vincemmo il mondiale
la mattina dopo il mister si presentò in accappatoio col costume, si tolse l'accappatoio, si tuffò in questo laghetto e venne fuori con una carpa bella, bella grande, e subito Iaquinta, quelli là iniziarono a dire: no, ma non è possibile, no, ma è vero, ma no, ma dai, ma sta scherzando. E lui, il mister, iniziò a muovere questo pesce che era morto, secondo me, da 6 mesi, e Iaquinta cioè, ci cadde proprio un boccalone di quelli, sai, è rimasto sconvolto. Vabbè, ragazzi, Iaquinta dormiva normale, mi preoccupare. Cioè, il pesce, capito, con l'aiuto di Vladovic, l'avevano messo nella notte sotto lo stagno. L'avevano messo la notte prima. Però qualcuno ci aveva creduto. Dicevano: ma capito, Lippi è riuscito a pescare con le mani un pesce. Una scena fantastica che è stata raccontata nel film ufficiale. Vabbè, bellissimo. Dopo 40 giorni di ritiro succede anche questo, non mi preoccupate. Il film che vi invito a vedere sulla piattaforma di Rai Play, si chiama When the World Watched Italy 2006, c'è anche Fabio Cannavaro. Domande ragazzi. Allora, vediamo un po'. Viaggia il microfono. Eccolo là. Buonasera, ciao. La domanda che volevo rivolgere è questa: come può cambiare l'attitudine e l'atteggiamento di un team manager o comunque di chi fa parte dello staff di una squadra nel momento in cui si ci trova magari in una squadra di Serie B, di Lega Pro, che insomma ha giocatori magari tutti italiani e con diciamo delle aspettative minori? E rispetto a una squadra per esempio più grande come insomma Cannavaro ha giocato nel Real Madrid, nella Juventus, insomma nelle migliori squadre del mondo, e lì come si comporta un team manager avendo a che fare con giocatori di culture diversissime e che magari danno tante cose per scontate, come insomma il trattamento che gli possa rivolgere la società? Allora, per chi è abituato a un certo tipo di calcio, dopo quando scende un po' di livello la situazione è diversa, perché tu quando sei in una società come Real Madrid, Milan, Juve, queste top, l'Inter, il Napoli, sicuramente hai tutto, è tutto a disposizione. Il difficile arriva quando vai in una squadra che magari non hanno tutto e ti devi inventare qualsiasi cosa. Te lo devi inventare, devi essere bravo, devi essere pronto, ma è quello che dicevo prima. Ti devi saper adeguare alla situazione. Perché? Perché oggigiorno le squadre non sono più come imbottite di italiani, oggigiorno sono imbottite di stranieri. E già quando arriva uno straniero, per dire uno straniero nuovo, devi capire se lui, ecco, conosce la nostra lingua, se parla inglese, se parla francese, se parla la sua lingua, il dialetto, se è un ragazzo che comunque si è sposato, se non è sposato. Io penso che il consiglio che vi posso dare, perché io lo faccio con i miei giocatori, quando vado a scegliere un giocatore, io mi studio tutto quello che è la sua vita, così quando arriva io già sono pronto, già capisco quello che gli posso dare. Sicuramente meno mezzi hai e più inventiva devi avere. Interessante, cioè studiare, vedi, lo studio, cioè, ti studi il giocatore, fai quel lavoro, lo studi già, sì, quando arriva. Sì, perché tante persone pensano che lo studio di un allenatore deve essere solo quello di la squadra avversaria, quello che c'è sul campo, ma io anche quando vado a scegliere un calciatore, io devo sapere morte, vita e miracoli, devo sapere le sue condizioni fisiche, devo sapere, cercare di sapere all'interno di uno spogliatoio come si comporta, devo sapere il giorno libero lui che fa, devo sapere se è sposato, se è fidanzato, se ha figli, devo sapere tutto. È quello che fa quando è il giorno libero, ho detto. Non... Però anche lì c'è un tempo per fare tutto. Perché? Perché tante volte si critica magari dei giocatori che vanno in discoteca, ma stiamo parlando di ragazzi di 20, 25, 26 anni. È normale che se tu vai in discoteca dopo una partita persa 4-0, lo sei un deficiente, non sei, ma quello non c'è bisogno di essere un calciatore, cioè, lo sanno tutti. Però l'importante è capire con chi ti vai a relazionare. Domande ragazzi? Sulle mani veniamo noi col microfono.
Vedo lì, ragazza. Ah, a proposito, mi fa piacere che sia una ragazza perché, come ho sempre ripetuto, Spagna, che ha vinto tutto, europeo mondiale, team manager donna, ha sempre avuto la team manager. Ma anche in Inghilterra ormai ce ne sono tante. Ce ne sono moltissime anche in Inghilterra, per cui lavoro assolutamente interessante anche per una ragazza. Non pensare che sia un circuito chiuso per uomini, non è così, è il contrario. Anzi, da quello che mi ricordo, bravissime, sia Paloma con la Spagna, sia tutte quelle che ho incontrato in Champions con le inglesi. Vai. Buonasera, innanzitutto è un'emozione averla qui alla LUIS e soprattutto come studentessa è un'emozione assistere a un dialogo con lei, e la mia domanda è la seguente: se lei avesse la possibilità di parlare con il Fabio bambino che aveva iniziato a giocare a calcio, riguardando a tutti i successi che ha avuto nel corso della sua carriera, cosa gli direbbe? Di fare tutto quello che ha fatto fino adesso. No, allora, quell'immagine che avete visto prima era nell'87, quello è il primo scudetto del Napoli. Io facevo raccattapalle e prima di Napoli-Fiorentina ci intervistarono a tutti quanti. Quella è un'intervista che storica, è una chicca, sì. E, però io l'ho detto, certo, ho detto prima, rifarei tutto perché anche i momenti più difficili, anche le cose che magari ho sbagliato, quelle mi sono servite per migliorarmi come atleta, come persona, come padre. E sicuramente io, essendo un difensore con determinate caratteristiche, ho dovuto lavorare molto di più rispetto a tanti altri. Tenete conto che, ecco, si parla tanto del pallone d'oro. Io l'avevo visto solo dare agli attaccanti, perché prima era un trofeo che davano solo agli attaccanti, a qualche centrocampista. E quando si presentarono a casa mia, io pensavo, dissi, beh, questo è scherzi a parte, mi stanno prendendo per il culo. E, no, ma ve la racconto, perché ero in macchina a Madrid, a un certo punto sento sto italo-francese che mi chiama, Fabio, io guardavo nel retrovisore, ma che vuole questo? Fermati, inizia a parlare con questo accento italiano, francese. Fa, no, io sono di France Football. Sì, e quindi cosa vuoi? France Football è il giornale che assegna il pallone d'oro. No, io ti devo parlare. Sì, vabbè, questo. Sì, vabbè, sali, lo feci salire in macchina, lui iniziò a parlare di questa mia vittoria. E io, ma dove stanno le telecamere? Perché era un premio dato solo agli attaccanti. Mi diceva, lascia stare, ma stai prendendo per il culo, non fa niente. No, è vero, guarda, ti faccio vedere. Lui aprì il computer e mi fece vedere la classifica. Però era un qualcosa che io mai avrei immaginato nella mia vita, ma uno, perché non avevo minimamente pensato a una cosa del genere, e due, perché era sempre dato agli attaccanti. Certo, se poi rivedo il mondiale che ho fatto, sicuramente forse, ecco, meritavo quel pallone d'oro, però è tutto frutto di un lavoro che ho fatto da quando ero in quel video lì a fine carriera, perché poi la mia carriera da calciatore ho iniziato dal Napoli, per poi piano piano salire e poi finire nelle società più importanti europee. E dietro c'è stato un lavoro importante, perché non solo durante gli allenamenti, ma anche a casa, perché poi la prestazione durante la domenica te la prepari a casa, te la prepari quando accompagni il figlio a scuola, e il motore lo devi iniziare ad accendere un paio di giorni prima della partita, i sacrifici vanno fatti sempre. Poi è normale, c'è il giorno di relax, ma per raggiungere degli obiettivi bisogna sudare anche tanto, perché, come ho detto prima, nessuno vi regalerà mai niente. Domande ancora? Vediamo un po' qua davanti. Buonasera. Volevo chiedere, sia nella carriera di calciatore che da allenatore, ha avuto qualche punto di riferimento?
Allora, per quanto riguarda il calciatore, sì, all'epoca era Ciro Ferrara. Perché? Perché era napoletano come me, giocava nel Napoli, era un ragazzo che molto intelligente, aveva studiato, aveva quando rilasciava interviste era sempre molto chiaro, era sempre un professionista esemplare. Ho avuto la fortuna di giocarci insieme e insieme poi è nata un'amicizia che ancora oggi ci lega. Abbiamo fatto una fondazione insieme che va avanti da 17 anni, è sempre stato un punto di riferimento importante per quanto riguarda da calciatore. Da allenatore ho avuto la fortuna di essere allenato, come ho detto prima, da tantissimi grandi allenatori. Sceglierne uno è difficile, di solito dico anche Mister Lippi per quello che abbiamo vissuto insieme al Mondiale, ma soprattutto perché è stato quello che a Napoli mi diede la possibilità di passare, diciamo, dalla panchina alla prima squadra, a essere titolare. E perché? Perché è un allenatore che è molto determinato, è un allenatore che legge benissimo le partite, ha sempre avuto una gestione molto equilibrata, e poi il fatto di aver vinto il Mondiale insieme sicuramente ci lega da un qualcosa di incredibile. Al ritorno al film del 2006, ma è vero che quando poi nei supplementari con la Germania lui mette un'altra punta, tu dici ma era Gigi, era Buffon che mi diceva quello che sta facendo, non capisce niente. Lippi, perché continuava a mettere attaccanti. Quattro punte ai supplementari con la Germania in Germania. Ci hanno sempre dipinto come catenacciari, ci hanno sempre dipinto come una nazione che pensa più a difendersi che attaccare. E neanche a farla apposta, in quella partita lì, in casa dei tedeschi, il mister toglieva un centrocampista e metteva un attaccante, toglieva un altro centrocampista e metteva un attaccante, e alla fine finimmo questa partita con quattro attaccanti, due terzini come Grosso e Zambrotta, molto offensivi, un centrocampista, due centrocampisti di cui uno che era Pirlo molto offensivo. Praticamente si difendeva io, Materazzi, Gattuso e Buffon. E Buffon continuava a dire cose contro il mister, che io a fine partita poi dopo andai dal mister e dissi: oh mister, ma oggi proprio non ci ho capito niente, oggi stavi rischiando di farci perdere tutto. Lui disse: no, voi, il problema è che voi non capite niente. Quindi, perché lui ci vide in campo talmente concentrati, talmente forti, talmente convinti di poter vincere quella partita. Perché? Perché non passava nessuno. E allora lui disse: questa mia sicurezza nel vedervi giocare così mi ha dato la possibilità di inserire qualche attaccante in più. No, vabbè. E questa è la differenza tra un allenatore normale e Mister Lippi. È vero, è veramente vero, cioè è pazzesco. Rivedendo il film di quella partita, veramente io ve lo consiglio. Lui, Lippi, fa la valutazione che dice: ma tanto uno contro uno noi non perderemo nessun duello, allora gioco con quattro punte ai supplementari contro la Germania con 80.000 contro e la porto a casa. E vai a vincere il Mondiale anche per quel motivo, perché abbiamo fatto... Lui i rigori no, anche perché lui era convinto di vincerla prima. Sì, sì. Lui era, ecco, mentre con la Francia in finale lui si preparò, diciamo, per i rigori, perché sapeva che la sfida con i francesi era molto più complicata. Infatti quando arrivammo alla fine lui già aveva la lista dei rigoristi, e quindi quando arrivammo lì lui decise solo il primo e il secondo, perché lui ha il concetto che i più bravi devono tirare per primi, e neanche a farla apposta poi dopo è stato così. E io ero il sesto comunque, quindi io ero, fortunatamente non ci siamo arrivati. Assolutamente. Domande ancora? Buonasera Fabio, una domanda un po' personale: come si fa in quanto professionista a tenere separato la fede calcistica dal lavoro? Sono cresciuto con questo problema, perché essendo cresciuto a Napoli ho sempre tifato Napoli, e a 22 anni sono stato venduto per problemi economici, e giocarci contro è sempre stato difficile.
non ti nascondo che in passato magari, ecco, anche quando giocavo contro e la mia squadra esultava, facevo fatica ad esultare, però poi mi sono sempre reso conto che sono un professionista, sono sempre stato un professionista, ho sempre cercato di dare il massimo per le squadre a cui, per cui giocavo, e quindi anche quando giocavo contro il Napoli dovevo cercare di dare il massimo, era molto difficile, però soprattutto quando giocavamo in casa, quando si giocava al San Paolo, la reazione vecchio San Paolo, adesso Maradona. Ma la reazione del pubblico con te com'è stata? È buona, è sempre stata buona, buona, vero? Sempre stata buona, solo quando ritornai alla Juve invece la seconda volta ci fu qualcuno scontento, perché qualcuno pensava che potessi chiudere la carriera a Napoli, ma poi il presidente decise che io non ho avuto mai nessun problema con lui, però disse che non prendeva giocatori di 35 anni. E, ricordo, sì. Però è sempre stato un ottimo rapporto, io con la città ci vivo a Napoli, quindi... No, diciamo che sarebbe stato il lieto fine, certo, no? Certo, però certo. Anch'io l'ho chiesto diverse volte al presidente De Laurentiis, però lì lui ha sempre risposto. No, ma io sempre no, a parte risposto che così. Non, con lui non ho mai avuto nessun problema, anzi tanti sì, mi hanno visto che parlavo con lui, cioè, ma come, non hai avuto problemi? No, anzi, io ho grandissima stima di questo presidente, ma non da adesso, io lo dico da tanti anni. E è andato avanti per la sua strada, ha fatto la sua linea, ha seguito avanti, è andato contro tutti, adesso sta in una posizione buona, una squadra fantastica, deve continuare così a fare quello che ha sempre fatto. Ancora ragazzi, siamo alle ultime battute, dai, ancora 5 minuti, poi salutiamo Fabio Cannavaro. Allora prendiamo queste due, dai, una e due. Buonasera Cannavaro. Ciao. È una domanda riferita sia a lei sia all'avvocato Stendardo. Io volevo chiedervi qual è stato e quando è stato il punto della vostra carriera in cui vi siete sentiti, diciamo, pronti per essere capitani, per acquisire la leadership che vi ha permesso comunque di giocare e guidare i gruppi composti sia a livello di club sia di nazionali da grandi fenomeni, da leggende del calcio. Quindi quando è stato il momento in cui avete sentito proprio il passaggio da magari ragazzi a uomini in grado di poter guidare un gruppo? Grazie. Allora inizio io perché ho il microfono in mano. Quindi. E, allora, io penso che in un gruppo, tante volte c'è l'allenatore che dà la fascia, c'è il team manager che dà la fascia a quello che ha più presenze, ma quello conta poco. Conta poco, perché ci sono dei capitani all'interno dei gruppi che li sceglie il gruppo, e sicuramente la fiducia dei compagni è fondamentale per sentire questa responsabilità. Io ho giocato in squadre con grandissimi campioni, in altre magari con giocatori normali, ma ho sempre avuto la fiducia dei miei compagni. Perché? Perché io ero pronto all'errore del compagno, io ero pronto ad aiutare a chiunque, io ero pronto a cercare di aiutare tutti quanti, e ero pronto a dare un sorriso magari a chi non giocava tanto, e ero pronto a parlare con i massaggiatori, con il dottore, e sono sempre stato uno molto curioso in un gruppo di lavoro, quindi ho sempre percepito questa fiducia da parte di compagni, e quindi automaticamente cercavo di ricambiarla. In nazionale, ecco, ci sono arrivato a essere capitano perché per la regola che Mauro Vlahovic aveva, che chi era capitano, chi aveva più presenze. Una volta che Paolo Maldini andò via, io del gruppo, diciamo, dei 73 ero quello con più presenze. Quella è stata una responsabilità doppia, perché quando sei il capitano della nazionale italiana senti il peso delle quattro stelle addosso, senti il peso che comunque il nostro è un paese che vive di calcio, il nostro è un paese che
nella storia dei mondiali ha fatto la storia e quindi hai una responsabilità in più. È anche vero che nel 2006 io sono stato fortunato perché praticamente non parlavo mai, non avevo il bisogno di caricare i miei compagni, non avevo il bisogno di stare vicino a nessuno, perché eravamo un gruppo veramente forte e consapevole delle proprie qualità. E tanti dicono che abbiamo vinto il mondiale per Calciopoli, e a me questa cosa mi dà fastidio perché è troppo riduttiva. Noi abbiamo vinto il mondiale 2006 perché eravamo veramente forti, tanto forti. Vai, ultima domanda. Sì. Allora, io pensavo sempre al fatto di quanto la Serie A negli anni 90, negli anni 2000 fosse l'elite dell'elite, e un po' dispiace vedere il livello che magari c'è adesso, il divario tecnico che c'è con magari gli altri campionati, anche se l'ultima giornata di Champions League è andata, Europa League andrà piuttosto bene. Secondo te la Serie A potrebbe mai tornare a quei livelli, anche se c'è una grande differenza di stadi, di infrastrutture, di share, e tante componenti che rendono il nostro calcio un po' inferiore in questo momento, secondo me? In questo momento no, per una questione di statistiche, che se ci sono le squadre che vincono sono quelle che investono di più, e le nostre società in questo momento fanno fatica ad avere incassi, perché la maggior parte delle nostre società non sono proprietarie degli impianti sportivi, quindi non possono generare introiti, non possono, se non generi introiti ti affidi solo agli incassi delle televisioni, se io incasso 20 posso spendere solo 20, e se invece riesco a incassare da più parti posso magari pensare a spendere di più. Non a caso il Milan, che è una delle società più importanti che abbiamo qui in Italia, oggi ho letto, leggevo stamattina che faranno lo stadio proprio per generare qualche incasso in più, per poter poi spendere, mettere soldi a disposizione della squadra per poter confrontarsi comunque con non più società, club, ma con paesi, perché tenete conto che il Manchester City comunque rappresenta Abu Dhabi, il Paris Saint Germain rappresenta il Qatar, quindi diventa complicato andarsi a confrontare con queste società. Però è anche vero che le nostre società devono essere messe in condizioni di poter generare introiti per poter poi magari cercare di alzare il livello dei giocatori che vengono qui in Italia, perché sennò assisteremo sempre magari i giocatori giovani che arrivano, fanno uno o due stagioni e poi andranno magari in Premier League, quello che succedeva negli anni 80 in Italia, che andavamo a comprare tutti quanti dagli altri paesi. E quindi la realtà non è semplice, bisogna inventarsi qualcosa, ma a livello politico già sanno che se vogliamo puntare e competere con gli altri paesi bisogna investire sulle infrastrutture, bisogna investire sugli stadi, bisogna cercare di, ma non solo nel calcio, io parlo in qualsiasi settore, senza strutture non si riesce a fare nulla, anche perché rispetto al passato ci sono molti più sport per i giovani, molti più sport a disposizione per i giovani di oggi, si gioca meno per strada, perché prima magari riuscivi a giocare per strada, oggigiorno la mia generazione ha sbagliato perché si ha paura a lasciare i figli per strada, prima erano molto più pericolose le strade e quindi ci sono meno giocatori che giocano a calcio, quindi per questo io sono molto preoccupato. Ragazzi, solamente una cosa, la fondazione Concino Ferrara, che cosa? Sì, è una fondazione che abbiamo iniziato nel 2006 proprio, è una fondazione che lavora soprattutto sul territorio campano, è una onlus, organizziamo eventi per raccogliere fondi e soprattutto andiamo su progetti piccoli,
Perché i piccoli? Perché dato che ci mettiamo la faccia, dato che siamo a stretto contatto con i nostri amici donatori, sono quelli che da anni ci sono vicini, gli facciamo vedere che le cose le iniziamo e le portiamo al termine. Abbiamo fatto quasi una settantina di progetti, tanti bellissimi, su tutte un paio di autoambulanze che abbiamo dato agli ospedali giù a Napoli, con delle manifestazioni da parte di genitori che abbiamo salvato bambini, abbiamo salvato persone che avevano bisogno. Siamo molto contenti perché noi siamo stati dei fortunati nella nostra vita, e il fatto di metterci a disposizione, soprattutto quando vivevamo lontano dalla nostra città, per noi era una cosa molto importante. Credo, magari noi abbiamo dei ragazzi che potrebbero collaborare in stage, certo, con la situazione. Noi siamo aperti a qualsiasi progetto, e ecco, la cosa importante per noi non è iniziare, ma è portarli a termine, perché la beneficenza è un qualcosa di che uno lo dovrebbe fare al di là di tutto, al di là di una cosa personale, e tanti nostri donatori non vogliono far sapere che ci sono vicini, ma ne abbiamo tanti, siamo contenti, c'è uno simile, c'è un bello barimbo. Allora, caro Fabio, chi viene qua al corso da team manager fa la foto di rito, riceve la felpa. Il direttore sportivo Paolo Del Bene è sempre la stessa felpa? No, viene rinnovata, però donata dai vertici. La mette Cannavaro, eh? Paolo, il prossimo passo è la laurea. A sto punto, secondo me, pallone d'oro e campione del mondo, la laurea ad honorem. Sì, ci sta. Foto di rito. Allora, io ringrazio veramente Fabio Cannavaro. È stato un piacere averlo qui con noi. Noi ci fermiamo per un quarto d'ora, un piccolo break. Poi entrerà nel vivo il corso da team manager con la lezione del professor Del Bene. Cosa? Scusate. Cioè, no, ho detto che lo salutiamo, lo ringraziamo, poi si entra nel vivo dopo la pausa. Esatto. Adesso lo liberiamo. Ovviamente Fabio è a disposizione per foto, per fare le foto con ogni singolo studente. Noi ricominciamo alle 18:15.